Buongiorno, Ezio. Buongiorno a voi, madre. Come state? Sto bene. E tu? Ti stai riprendendo dalla notte scorsa? Non so davvero a cosa vi riferiate. Certo che no. Comunque, ho una commissione da fare. Vorrei che mi accompagnassi. Con piacere. Vieni, non dista molto da qui. Bugiardo! Gente! So tutto della tua zuffa con Vieri. Quale zuffa? Oh, ti prego, smettiamola con i giochini. Ci ha insultato. Non potevo permettergli di continuare. Sono sicura che stia passando un brutto momento per le accuse contro suo padre. Francesco De Pazzi è un essere spregevole, ma neppure io l'ho mai creduto capace di un omicidio. Che cosa gli accadrà? Immagino che ci sarà un processo. E mio padre testimonierà? Per forza, è lui che ha in mano le prove. Vorrei che ci fosse un altro modo, però. Non c'è nulla da temere. Tutti vogliono che sia fatta giustizia. È una circostanza incresciosa, ma passerà. Eccoci qua. Salute, Leonardo. Madonna Maria. Questo è mio figlio, Ezio. Molto onorato. L'onore è mio. Vado a prendere i dipinti. Torno subito. Ha un grande talento. Immagino. Esprimere se stessi è essenziale per godersi la vita. Dovresti trovarti qualche sfogo. Sono pieno di sfoghi. Oltre alla topa, intendo. Madre! Torniamo a casa vostra? Sì, sì. Ezio, ti spiace aiutare Leonardo? Allora, Ezio, di che ti occupi? Sta lavorando per suo padre. Ah, diventerai un banchiere. Per ora. E tu? Pittura, vero? A dir la verità è un po' difficile collocarmi. La pittura mi piace, ma a volte mi pare che al mio lavoro manchi... Non lo so, uno scopo, capisci cosa intendo? Vorrei occuparmi di cose più concrete, più reali, come l'architettura, magari. O l'anatomia. Non contento di produrre nulla. Voglio cambiarlo. Oh, Leonardo, non ho alcun dubbio che farete grandi cose. Vi ringrazio, Madonna. Siete molto cara. Grazie dell'aiuto, figliuolo. Non ti distolgo ulteriormente dai tuoi doveri. È stato un piacere conoscerti, Ezio. Spero di rivederti presto. Anch'io.